Salve care amiche ed amici, come state? Qui ancora una volta il vostro Saint-Jean. Come sempre mi chiedono di salutare, di salutarli i miei amici. Quindi in particolare saluterò quelli del gruppo di Facebook Gli Amici Soli di Giangallo, ma ci saranno anche altri amici che non fanno parte di quel gruppo. Li leggerò di fretta perché altrimenti non avrò tempo di fare il video. Pietro Avella, Eugenia Ruggeri, Gerlando Fiorenza, Josef o Josef Steiner, Giulia Battistotti, Mari Armeli, il parodista ufficiale di Saint-Jean, Domenico da Pote, Domenica Di Stefano, Gianfranco Gallo, Alessandro Miani, Paolo Pedone, Davide Lorenzo, Arianna Carolina, Alessio Galassetti. L'altra volta mi sono sbagliato col cognome, adesso mi stavo per sbagliare nel nome. Alessio Galassetti, Gioacchino Orciuolo, Lorenzo Lupo, Eugenia Burova. Vedi come mi sono ricordato di dirlo bene il cognome, Eugenia Burova, Davide Arcidiacono, Lorenzo Quattrociocchi, Arianna Carolina Bermudez, Federico Soave, Jacopo Castelletti, Chris Fo, che ti ho fatto un video in il gruppo di Facebook Gli Amici Soli di Giangallo per il compleanno. E ti ringrazio di aver visto durante la festa i miei video. Sebastian Swazin, Simone Poggi e Sofia Lai. Ciao. Pedro Ganzo e Luis, Michela Trevisan, Corrado Wallera, Riccardo Wallera, Sabrina Wallera, e la signora Wallera che non mi ricordo come si chiama, mannaggia. Però saluti a tutti quelli, gli integranti della famiglia Wallera, incluso quelli che non stanno in Facebook. Emilio Martino, Elisa Lilli Taverna, che deve avere del buon vino. Michele Rosa, Edoardo Cinti, Carlo Borghese, Giorgio Tedeschi, Francesco Marmo, Marco Antonio Guerrero Molano, Francesco Della Giacoma, Claudio Show, Claudio Wolf e un amico che mi ha detto di salutarlo, Lorenzo Lupo, Luca Farina, detto il capo dei capi. Poi saluto i miei amici in YouTube, Francesco D, Nickname Original, Chrono the Tiger, Lolotez 1, Freddy Fosca che commenta molto i miei video, Claudio Wolf, Claudio Show. Poi vabbè, c'ho altri amici in YouTube perché però non si sono fatti sentire ultimamente, quindi il tema del giorno. Beh, innanzitutto le elezioni in Olanda, che sono state una delusione per molte persone, perché si aspettavano che vincesse il fronte dell'Olandezit o del Nederlezit. Invece non ha vinto il fronte del no all'Europa, e così l'Olanda presumibilmente rimarrà in zona euro. Naturalmente il fronte del no all'Unione Economica Europea, che forse si stava meglio quando c'era la CEI, la comunità, no, la CEE, la Comunità Economica Europea, perché si aveva più libertà. Io non so a cosa andremo incontro, però di sicuro a largo termine andremo incontro a un socialismo mondiale, non un socialismo ideologico, ma il socialismo prevarrà, perché fino a questo momento le industrie erano finanziate dagli stati perché davano lavoro, le industrie private, ma adesso grazie alla tecnologia
elimina sempre più posti di lavoro invece di darli nel campo, nell'industria, nella tecnologia, nell'industria alimentizia. Ci saranno sempre più disoccupati, lavorerà l'1% delle persone, addirittura ragionieri, contabili, scrivani, notai, professori, professionisti vari rimarranno in casa, perché o hai l'eccellenza negli studi oppure non servirai più a niente, perché tutto lo potranno fare i computer e le macchine. Quindi già adesso le multinazionali, le corporazioni e le industrie evadono imposti, evadono tasse e creano disoccupati, perché impiegano sempre manodopera con la scusa delle rivoluzioni tecnologiche e con la scusa della competizione sleale dei paesi come la Cina. E quindi più disoccupati, e si farà come in Svezia, dove lo Stato dà una pensione di cittadinanza. Perché? Perché tanto se a te ti danno il giusto per sopravvivere, lo vai a invertire in beni e prodotti di consumo. Allora, gli stati già non conteranno più nulla, perché in pratica le decisioni economiche e politiche le decidono le banche, le corporazioni, le fabbriche con i loro spostamenti di denaro. Non ci saranno gli stati. Già la legge sarà una cosa relativa, amministrata da enti privati, e quello che ci sarà nel futuro sarà una plutocrazia a livello mondiale. Saranno le corporazioni a governare un mondo unificato di consumatori cittadini, quindi ci daranno un sussidio di sussistenza, solo in pochi cervelli lavoreranno in qualche campo di programmazione e di studio con i computer, ma tutto il resto si potrà fare, tipo dichiarazione dei redditi, eccetera, prendere idiomi e tutto attraverso i computer, attraverso internet, attraverso il web. Quindi il mondo del domani sarà un mondo di una popolazione sempre più sussidiata, perché possa consumare i prodotti delle industrie e delle corporazioni, e le corporazioni che vadranno sempre più imposte e sostituiranno gli stati. In pratica si vivrà in un mondo simile alla Repubblica Imperiale Romana dell'antica Roma, dove c'era una ridistribuzione sociale della ricchezza ai poveri, che si chiamava pane e circo, per cui a governare nell'antica Roma, che era una repubblica, erano i plutocrati e gli oligarchi come Crasso, che per farsi votare davano pane e circo alla gente. Questo è il mondo del futuro: banche, corporazioni finanziarie, economiche, industriali governeranno al posto degli stati sovrani ed elargiranno un sussidio a tutte le persone perché possano consumare i loro prodotti, e verranno finanziati da quel poco che gli stati riusciranno, o le grandi aggruppazioni di stati, i trans stati, come l'Unione Europea è un trans stato, si armerà un'unione di stati asiatici. Gli Stati Uniti del Nord America già hanno fatto un'unione, così come la Svizzera, come l'Olanda, che in realtà sono i Paesi Bassi di cui l'Olanda fa parte, come il Mercosur, come il BRICS, che è Brasile, Russia, Cina, Sudafrica, si è aggiunto anche l'India e il Brasile. Quindi si armeranno, come si parla del grande si parla nel Grande Fratello, si armeranno delle zone geopolitiche di alleanza strategica fra stati, fino a che tutte queste zone di alleanze fra stati si fusioneranno l'una con l'altra, ci sarà un unico paese nel mondo governato regionalmente da corporazioni di ogni tipo, da fabbriche di ogni tipo, da finanze ed economie di ogni tipo, per cui i veri stati saranno queste lobby, queste corporazioni, queste
industrie che finanzieranno i cittadini più brillanti, quelli più produttivi e creativi, perché producano, e poi il risultato di quella produzione sarà redistribuita all'altro 90% di cittadini che riceveranno un'istruzione, un'educazione per poter consumare quello che l'industria culturale e dell'intrattenimento produrrà: libri, dischi di musica o qualsiasi altra cosa, video in rete, poter stare nelle reti sociali. Quindi il mondo del domani sarà socialista, ma non alla maniera marxista, alla maniera neoliberale. Sarà un nuovo socialismo, perché la politica ormai non ha senso: destra, sinistra, socialismo, nazionalismo, conservatori, progressisti, liberali, capito? Già l'industria non produce lavoro, produce solo ricchezza, disoccupa la gente. Quindi marxismo e capitalismo hanno cessato di essere, ci sarà un nuovo capitalismo di orientazione socialista. Evadendo le imposte che ormai le evadono tutte le grandi fabbriche, poi pagano multe e sosse, però dopo 10-20 anni che già non è niente, evadendo le tasse già per principio, finanzieranno i consumatori, quindi i consumatori retroalimenteranno la produzione sempre più economica di prodotti di consumo prodotti dalle macchine, finanziati dai vari governi locali che saranno solo vassalli subordinati all'industria, alle corporazioni della finanza e tutto. Quindi il processo è inarrestabile. Non si può dire di no all'Unione Europea, perché è soltanto un passo al governo plutocratico del mondo. E quindi ricordatevelo, fra 5, 10, 15 anni sarà un unico governo mondiale oligarchico, finanziario, plutocratico, egemonico a governare tutti i cittadini del mondo. Tutti gli stati si fusioneranno, nel senso che spariranno, perché gli stati ormai non sono più capaci di finanziarsi, hanno tutti dei debiti interni molto alti e li hanno con le banche, con gli istituti finanziari e creditizi, hanno perso la sovrania monetaria, non la recupereranno più. E quindi immaginatevi, diceva John Lennon, un mondo senza stati, senza religioni, senza ideali politici, senza frontiere, si sta facendo realtà. Preparatevi, perché quella è la realtà che il veggente John Lennon ha visto, solo che lui utopicamente lo ha predetto in chiave socialista. Invece non sarà marxista né socialista, ma sarà in chiave plutocratica e oligarchica, finanziaria, economica ed industriale. Il tema mi è venuto spontaneo. E poi che dire, perché ho una targhetta di memoria piccola nella videocamera. Ho salutato tutti. Sono contento che mi seguiate, però proprio per questo, perché vi saluto ogni volta, ho una lista di amici sempre più larghi che vogliono essere salutati. Mi raccomando, mettete nel vostro muro di Facebook un link del mio video con l'hashtag Santenchan, un link o di questo video o del mio canale Santenchan, perché così sarete sempre in più a vedermi e io poi sarò costretto sempre di più a salutare sempre più amici in Facebook. Aiutate a crescere il mio canale, perché vabbè, l'ho detto tante volte, sono disoccupato e un po' di denaro già YouTube mi ha dato, $150, ma che sono niente, ci compro un libro, qualche libro. Qua sto finendo di leggere per la decima volta, ma ne ho tanti di libri, ma questo mi piace molto, come scrittore, tutti i racconti 1927-1930 di Howard Philip Lovecraft.
Sto leggendo il caso di Charles Dexter Ward. Quindi un saluto al nostro amico Pietro Trevisan, che parla molto nei suoi video di Lovecraft. Non l'ho salutato all'inizio, lo saluto adesso. Comparto con lui l'interesse per Howard Philip Lovecraft, per tutti i racconti, in particolare per gli ultimi due o tre volumi pubblicati dalla Mondadori, soprattutto i cicli di Cthulhu. Quindi un saluto al nostro amico, credo che si chiami Pietro Trevisan. Ciao, da molto che non lo salutavo in video. Se avrà visto questo video, sa che l'ho salutato, se no, vabbè. E poi che dire? Adesso ho già detto il tema del giorno, mi dicono di non essere ridondante e di farlo corto. Potrei parlare di altre cose, ma non me la sento perché lo devo editare e pubblicare, così si fa subito. Lo edito in formato medio basso perché ho un computer lento del 2010, due nuclei e poi ho un internet di banda larga molto bassa la connessione. Però mi raccomando, io vi ho nominato, vi sfido quindi, vi chiedo di mettere nel vostro muro di Facebook il link a questo video o il link al canale mio, in modo che si possa aumentare il numero di visioni e voi potrete dire ai vostri amici: il mio amico Saint Chan mi ha nominato nel video, guardate un po' questo video. Allora vi lascio, il vostro amico Saint Chan, senza più nulla da dire, perché sono stato abbastanza conciso, cosa che non è molto frequente nei miei video. Compartite anche gli altri miei video, commentateli in YouTube se vi è possibile, mettetegli like. E compartiteli soprattutto da YouTube in Facebook. Ciao e buona domenica, eh!